Siamo qui con Jack Galanda, project manager della Giorgio Crisi Group, anche quest'anno, quindi questa collaborazione con altre squadre del territorio, stavolta con la Blue Volley. Quanto è importante per voi collaborare con l'UCSA e far crescere non solamente i settori giovanili? Ma è importante, è fondamentale per noi, ma soprattutto per le società, avere un appoggio che sia continuo anche nel tempo, perché questa è forse la cosa che si distingue più di tutte, nel senso di dare continuità a un percorso, sostenere forse anche nei momenti difficili, insomma, come sappiamo tutti, veniamo da un momento complicato per lo sport e per il sociale, e quindi in queste occasioni è anche bello ritrovarsi, bello rivedersi, lanciare una stagione. E in questo caso per noi è gratificante, insomma, ospitare la presentazione della squadra e del progetto giovanile di una realtà importante come Blue Volley sul territorio. Quindi siamo contenti, le nostre aspettative sono che la squadra porti i valori dello sport in giro, nei quali noi crediamo anche come azienda. Cos'è cambiato fare sport da quando giocavi te a ora lo sport è vissuto dietro la scrivania? Ma diciamo lo sport è in continua evoluzione, quindi sicuramente è cambiato molto da quando giocavo io, soprattutto per quanto riguarda la fruizione dello sport, la possibilità di assistere, di comunicare lo sport e poi anche di giocare, perché comunque c'è forse più individualismo, si mette più l'accento sull'immediato, non sul lungo progetto, però allo stesso tempo sappiamo che il lavoro di squadra e i lunghi progetti sono quelli che poi vanno a pagare, quindi da una parte devi impostare il lavoro sulla comunicazione a breve termine e magari dando valore a dei singoli, però allo stesso tempo sul campo e nello spogliatoio devi comunque lavorare sui lunghi periodi, quindi è un lavoro non semplice, difficile. E per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia carriera ho dovuto studiare e adattarmi, perché il giocato e il dirigenziale non è esattamente la stessa cosa, assolutamente.